Ciao a tutti ragazzi da Mark, benvenuti in questo nuovo video della serie Acquisti videoludici. È da tanto tempo che non mi faccio vedere di faccia e lo faccio per questa occasione. Per chi non lo sapesse, lo dico sempre in ogni video alla fine, quindi lo dovreste sapere. Comunque, in questa serie degli acquisti videoludici che produco e pubblico su YouTube in cadenza stagionale, ovvero ogni fine stagione, non sempre nel giorno esatto, faccio questo video sul recap di tutti gli acquisti che ho fatto in ambito videoludico, anche high tech, ma è una cosa più unica che rara, così come sono gli acquisti gadget nerd. Comunque ragazzi, allora innanzitutto come state? Beh, io un po' busy, perché poi tra un po' è periodo di stage formativo, così come l'anno scorso, solo che quest'anno l'hanno posticipato, in quanto Pasqua adesso, se non erro, è il 16 aprile. Quindi sono ancora un po' sotto torchio dai professori, poi ritornerò a maggio a scuola e si sa che a maggio non è che si faccia molto. Questa stagione invernale non è stata molto fertile a livello di acquisti. Se vogliamo proprio parlare di acquisti, ne ho fatti uno, mentre se vogliamo aggiungere ciò che non sono acquisti, ma comunque sono sempre in ambito videoludico e che pertengono alla mia persona, ne sono, beh, uno, quindi uno più uno fa due. Quindi bando alle ciance, andiamo subito a vedere il primo acquisto per PlayStation 4, The Witcher 3, la GOTY, la Game of the Year Edition. Questo mi è stato regalato e per questo che non è un acquisto fatto da me. Mi è stato regalato a Natale da parte della mia famiglia. Mi ricordo che siccome mia sorella faceva da rappresentante, però poi il regalo è stato offerto dalla mia famiglia, che ringrazio, è stato uno dei pochi regali che ho ricevuto. Mia sorella venne con me, cioè lei mi portò ad un negozio che è specializzato in elettronica, il quale vendeva anche videogiochi, e appunto lei mi disse: scegli i giochi che vuoi e non farti influenzare dal prezzo, qualsiasi gioco potevo scegliere. Beh, sembra la mia famiglia, quindi non volevo fargli spendere tanto. Diedi un paio di titoli a mia sorella, li avevo messi in modo che il primo che vedesse era quello che mi sarebbe interessato di più, mentre a scendere sarebbero stati i giochi che poco mi avrebbero interessato. Il primo, se non erro, era proprio The Witcher 3. Mi ero anche fatto influenzare anche dal prezzo, in quanto costava poco, era in offerta, stava a 30 euro per una GOTY. Penso che anche adesso non è che si trovi a un prezzo simile. Difatti all'epoca lo avevo trovato anche a 50 euro la versione normale o anche la GOTY. Diciamo che andava bene. E poi perché mi avrebbe interessato. Gli altri titoli invece che avevo messo, ora che me li ricordo, erano Final Fantasy XV, era al secondo posto, poi ho messo al terzo posto, penso, Tomb Raider, poi come ultimo mi ricordo No Man's Sky, perché boh, l'ho messo così a caso. Un motivo in più che mi ha fatto spingere nel scegliere questo gioco è il fatto che ovviamente lo avevo già visto, perché lo ha Wake, lo aveva, cioè all'epoca, cioè lo ha ancora, prima di riceverlo, vidi a casa sua qualche momento nel quale ci giocava, e diciamo che non era male. Ero anche, diciamo, spinto dalla curiosità, ma non troppo. Diciamo che è stato anche un azzardo quello di acquistarlo, però anche Wake mi ha detto: è un bel gioco alla fine, cioè, ti ricrederai. E alla fine sì, non, come non dargli torto. Beh, The Witcher 3, come suggerisce il titolo, è il terzo della saga di The Witcher. E questo è stato il più grande timore che riservavo. Difatti non avevo giocato nessun titolo nei precedenti, quindi un pensiero ce l'avevo fatto, perché difatti a me piacciono molto i giochi incentrati sulla trama, anche se non capisco un pezzo, io vado, oddio, cioè vado in crisi. Diciamo, in questo titolo, beh, bisogna giocarli prequel, però se non si ha la disponibilità, comunque non è che vada troppo a minare, a rovinare l'esperienza di gioco finale. Oddio, ho fatto pure rima. Che dire, è un titolo trama, mi piace, mi piace, mi piace molto, non voglio farvi spoiler.
nonostante vi siano quei, non so come chiamarli, quei piccoli buchi, ma non creati dalla trama stessa, ma per il fatto che non abbia giocato ai titoli precedenti. Molto molto bella. Pensavo che la storia si interrompesse in un punto, mentre no, cioè ci si va avanti. È una cosa che mi ha sorpreso. Il sistema di combattimento già l'avevo visto, comunque sì, sinceramente non so come dire, comunque è un classico GDR e con questa atmosfera fantasy era un titolo che mi mancava, che non, cioè avevo, però questa tipologia non, un po' più specifica no, e mi ha colpito molto anche i paesaggi. La mappa è molto molto grande. Comunque questo fatto non dovrebbe andare a influenzare troppo, perché una mappa grande non è sinonimo di grande gioco, perché potrebbero essere solamente alberi eccetera eccetera, però qua i paesaggi me li andavo a vedere, cioè mi andavo a soffermare, sono bellissimi. Gli NPC alla fine sono sempre gli stessi, ma sono tanti, cioè sono semplicemente un modello il quale cambiano i capelli, qualche lineamento del viso. Comunque questo fatto lo si può andare anche a andarci sopra. Il gioco è sottotitolato, non è doppiato, però alla fine non è così questo gran problema. Difatti quando sentivo le persone parlare avevano quell'accento inglese britannico veramente, perché vabbè, difatti si parla del medioevo. L'inglese era quello che era. Mentre Geralt, il personaggio, sinceramente ero un po' avversivo verso di lui. Andavo sempre a puntare contro le sue scelte, che beh, ho fatto io. Difatti questo gioco ha queste scelte che non avranno sempre lo stesso peso. Difatti, cioè, io lo andavo a puntare sul modo di fare, il modo di dire, però alla fine me lo sono fatto amico. Mi piace come personaggio, è carismatico, ha anche quella sottile ironia che non fa mai male, molto caratterizzato. Poi se vogliamo parlare anche dei personaggi secondari, ce ne sono, beh, non so anche se dire solamente personaggi sia spoiler. Comunque mi ha colpito Cirilla, cioè le ragazze Cirilla, Triss e Yennefer. Ognuna sono ben caratterizzate anch'esse, e che dire, beh. Poi altro non so che dire, sono rimasto impressionato, è un titolo che merita le sue premiazioni assolutamente, i suoi commenti positivi e tutto. Ok, penso di averne parlato abbastanza solamente per un titolo, meno male che ho solamente due titoli da farvi vedere e il secondo non è che ne debba parlare molto, e stati zitto. Il secondo, sinceramente mi vergogno anche un po' a farvelo vedere, ma non so perché. Comunque è questo, Animal Crossing Happy Home Designer. È la versione con il coso per leggere gli Amiibo per 3DS, perché io ho il 3DS XL normale, quindi non me li legge gli Amiibo e niente, mi si sarebbe rivelato utile. Però adesso vediamo perché non l'è stato. Allora, non so se lo avete notato, comunque ve lo faccio vedere qui, 9,99 €. Questo è il principale motivo per il quale l'ho acquistato. Beh, 10 euro, lo lasci stare. Beh, adesso lo si trova ancora a 50 euro, il suo prezzo originale, perché i prezzi Nintendo non è che calino facilmente. E sinceramente, se dovessi ritornare indietro nel fare questo acquisto, non l'avrei fatto. Partiamo subito al principio. Avrei comprato un altro gioco perché nel negozio in cui stavo c'era un cesto con tutti i giochi scontati, e avrei preso un altro titolo a cui ero interessato invece che questo, l'avrei fatto sicuramente. Allora, partiamo subito dal principio, che io i giochi Animal Crossing ne ho giocati due: il Wild World per DS, e quello mi è piaciuto tantissimo, e quello per Wii, Let's Go to the City o City Folk in inglese americano. E Animal Crossing comunque non è un gioco per tutti, dipende, è un simulatore di vita. Noi impersoniamo un personaggio che dovrà fare cose quotidiane, non troppo difficili, avremo la nostra casa. Sinceramente niente, dipende da voi, perché è un gioco libero, un 2B, però non è per tutti, perché può stufare facilmente, sinceramente a me no. Adesso arriviamo al nostro titolo, Happy Home Design. Questo è uno spin-off, non pensavo lo fosse. Per 3DS è uscito solamente Animal Crossing New Leaf, e pensavo che questo titolo fosse non proprio identico,
però pensavo che ci sarebbe stata la stessa libertà nel quale la troviamo negli scorsi Animal Crossing, ad esempio esplorare la città, andare a parlare con altra gente, comprare cose eccetera, mentre no, come qua dice il titolo, Happy Home Designer, qua l'unica cosa che dobbiamo fare è progettare case. Io pensavo, cioè vabbè, non era così stupida non aver capito che questo titolo non avesse una mansione del genere, però pensavo che questa sarebbe stata una cosa in più rispetto a ciò che si potrebbe fare normalmente in un altro titolo di Animal Crossing. E questa davvero, ragazzi, non l'ho digerita. Dopo aver capito che il titolo si basasse solamente sull'essere un designer, per carità, a me piace fare una cosa del genere, però ci sono rimasto veramente, questa volta lo dico, di merda. E poi non l'ho mai più toccato, ragazzi. Addirittura gente che ci spende 50 euro non riesco a capire. È un titolo troppo di nicchia. In quest'ultimo acquisto sono stato un po' troppo rude, secondo me, comunque bocciato, non niente. Che dire, ragazzi, questi sono stati i miei acquisti. Vabbè, so che sono stati pochi rispetto alla media di... ne faccio circa 3 ogni stagione, però vabbè, sto mettendo i soldi da parte per poter acquistare, ormai lo spoilerò, Kingdom Hearts 1.5 più 2.5 per la PlayStation 4 e non vedo l'ora. Difatti anche per questo forse che non ho acquistato altri titoli, perché sto mettendo appunto i soldi da parte. Al prossimo video, niente, ciao.